Inizia domenica 1 luglio il primo campionato provinciale di cricket organizzato dalla SD United Cricket Club Arezzo e dalla WISP con il patrocinio del comune della provincia di Arezzo. Il campionato si svolgerà su 10 partite in cui tutte le squadre si incontreranno tra loro. Le prime due classificate si affronteranno in una finale singola per l'assegnazione del titolo provinciale. Con le comunità straniere che operano e vivono nel nostro territorio abbiamo cominciato a pensare di poter fare un torneo. La società che si è costituita quest'anno come società WISP, che sono più di 120 tesserati, abbracciano l'intero territorio provinciale, in un'unica società, con ovviamente più squadre, e queste squadre partecipano al campionato provinciale che è organizzato da noi. E durerà un paio di mesi e nello stesso tempo poi dovranno partecipare anche ad un altro campionato più importante, che è quello italiano di WISP. I campi messi a disposizione dell'amministrazione comunale di Arezzo sono quelli del Vasari Rugby ed Indicatore. Ad Arezzo manca un vero e proprio campo da cricket, è un momento di grande difficoltà, quindi creare nuovi impianti sportivi non è semplicissimo. Abbiamo tentato di individuare tutte quelle aree sportive che avessero le caratteristiche che in qualche modo consentissero che il gioco si potesse tenere. Credo che i ragazzi siano contenti, perché davvero si sta a pensare a questo primo campionato e che coinvolge un numero importantissimo di atleti.